Sì, il nostro ospite è Andrea Cecconi del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che ricordiamo non ha partecipato alle votazioni dei primi tre articoli, quelli con la fiducia, ma dal quarto, quindi quarto, quinto, e poi la votazione finale sarà regolarmente in aula. Giornata ancora di protesta a Cecconi con Beppe Grillo. Oggi sul palco ci sarà anche lui qui in piazza Montecitorio. Io partirei proprio dalle poche battute che poco fa Beppe Grillo, arrivando qui a Roma, ha rilasciato. Ossia, l'assunto è voi cittadini, se faranno questa legge elettorale, sarete in un qualche modo responsabili. Come tradurre e come proseguire questa prima battuta di Grillo? Beh, noi, come risaputo, veniamo dal popolo e riteniamo che il popolo sia sovrano, nel nostro paese e che l'indicazione del popolo, anche con le manifestazioni, come spesso avvengono qui a Montecitorio, sia indicativo o debba essere indicativo per la politica. Il non riconoscere che una forza come il Movimento 5 Stelle in un giorno è riuscita a riempire e strariempire la piazza, di Montecitorio significa, da altri partiti politici, non riconoscere che c'è una forza nel paese che è in grado di riempire una piazza al volo, e loro possono fare qualsiasi legge elettorale che tenta di scalfire il nostro elettorato, ma la verità è che gli unici che hanno da perdere qualcosa sono proprio i partiti stessi, perché il popolo alla fine sceglierà il Movimento 5 Stelle. Dal richiamo di Grillo a quello che è stato detto stamattina in aula, Di Battista, esponente anche lui del Movimento 5 Stelle, rivolgendosi, almeno così è parso, ai parlamentari tutti, ha detto: chiedo a voi orgoglio e dignità. Un messaggio che è sembrato essere allargato non solo ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto forse a tutti gli altri parlamentari. Ma sì, certo, perché questa legge elettorale ha prima di tutto una truffa implicita nei confronti dei cittadini, i cui voti vengono distribuiti col volere del partito e non col volere dei cittadini, e dall'altro ha invece una truffa all'interno dei partiti stessi, che possono scegliersi autonomamente quali sono i candidati, ossia il capo di partito decide chi deve entrare in Parlamento e chi non deve entrare, compilando le liste. Ecco, io credo che qualsiasi deputato e senatore debba essere votato dai cittadini per la propria attività, per quanto è autorevole nel territorio, per le sue capacità, e non perché è amico o nemico di un capo politico. E lo scatto d'orgoglio è questo, ossia io sono deputato, ho la mia storia, ho il mio lavoro nel mio territorio e voglio avere la possibilità di rappresentare i miei cittadini. Bene, dalle 14 saremo ancora qui a raccontarvi il prosieguo della giornata. Troveremo i 5 Stelle in piazza e li sentiremo. Per il momento da Montecitorio è tutto, a voi. Grazie.